Buongiorno a tutti, sono le ore 11, possiamo iniziare questo webinar. Attivo le webcam per vedere e conoscere i nostri relatori. Buongiorno. Buongiorno a tutti, Buongiorno. iniziamo ora. Ore 11 puntuali, intanto vi faccio un'introduzione, si collegheranno tutti gli altri partecipanti. Abbiamo ottenuto il numero massimo di partecipanti quest'oggi, abbiamo avuto 170 iscrizioni a questo webinar, quindi è un argomento di sicuro successo. Fa parte del webinar del Centro Studi Galileo con le aziende partner. Il webinar è una tecnologia veloce, dinamica, che potete visualizzare sui vostri cellulari, sui vostri computer, quindi molto pratica. Abbiamo con noi come relatori oggi Nika Baghdasaryan, sei Sales Manager della Fraskold. Buongiorno Nika. Buongiorno. Buongiorno Marco. Perfetto. E, che parlerà di market map e nuovi trend nella refrigerazione commerciale. Come affrontare le nuove sfide con i rifrigeranti naturali. Abbiamo poi Edoardo Monfrinotti. Edoardo attiva il microfono. Pronto. Sì, perfetto. Edoardo Buongiorno a Monfrinotti, tutti. Buongiorno Account and Business Development Manager di Chemours. Buongiorno Edoardo. Marco, buongiorno a tutti, buongiorno Nica. Buongiorno Edoardo. Scegliere un refrigerante a lungo termine per protezione commerciale, uno studio comparativo tra refrigeranti HFO a basso GWP A2L e altri refrigeranti. Quindi gli argomenti sono importantissimi e di sicuro interesse e di grande attualità. Faccio una breve introduzione mentre aspettiamo che arrivino tutti e quindi rivedremo tra pochi secondi i nostri colleghi, i nostri relatori. Metto un attimo in muto. Quindi, cosa volevo dirvi? Volevo dirvi che io sono presidente della sezione europea dei tecnici del freddo, AREA, e sono il segretario nazionale dell'Associazione Italiana dei Tecnici del Freddo, ATF. Questo webinar, come detto, fa parte dei corsi online, webinar del CCCG con le aziende partner, i nostri partner, che appunto vi daranno le informazioni ultime, migliori, i maggiori esperti del settore. Delle aziende italiane che appunto in questo momento di grandi cambiamenti è molto importante avere questa relazione. In qualsiasi momento vi invito a fare domande. Sulla destra del vostro schermo vedete una sezione con scritto domande, lì ponete le vostre domande che porremo ai relatori sia alla fine della loro discussione, la loro presentazione. Sia anche alla fine di tutto il webinar per un dibattito finale. Altre domande potranno essere fatte poi successivamente via mail, semplicemente noi le giriamo ai nostri relatori. E viene registrato questo webinar, quindi potrà essere condiviso con tutti i partecipanti poi successivamente. L'ATF, Associazione Tecnici del Freddo. Vi invito ad iscrivervi perché ovviamente in questo momento di grandi cambiamenti tecnologici, normativi, e appunto legislativi, è importante essere aggiornati. Ricevete 10 numeri della rivista, giusta formazione, avete un aggiornamento periodico tramite newsletter. Come detto, l'area è l'Associazione Europea dei Tecnici del Freddo, di cui sono presidente, vi permette ovviamente di avere le ultime notizie aggiornate, le ultime guide, linee guida, e nel sito AREA, nel sito ATF trovate tutto quello che può servire per il vostro lavoro. Sconti sui corsi. Assistenza telefonica gratuita, biblioteca tecnica, tessera di socio e attestato. L'area è un'associazione europea con sede a Bruxelles, 26 nazioni europee ne fanno parte, 22 nazioni europee, 26 associazioni. Invece il Centro Studi Galileo, tutti voi conoscerete, svolge corsi, video lezioni, convegni. Abbiamo svolto lo scorso giugno, quindi 3 mesi fa, il più grande convegno di sempre. Con 300 persone al Politecnico di Milano, quindi è stato un ottimo successo e ogni 2 anni lo svolgiamo, quindi il prossimo sarà nel 2020, il prossimo convegno, ma svolgiamo periodicamente ogni 6 mesi circa convegni
in tutta Italia o anche all'estero. Il prossimo appuntamento importante sarà a Roma, alla FAO. Svolgeremo un convegno, due convegni con le Nazioni Unite sulle ultime tecnologie. Infatti a Roma per la prima volta verrà svolta la conferenza di protocollo di Montreal e noi saremo protagonisti appunto con due convegni targati Centro Studi Galileo. Dal 2012 abbiamo svolto oltre 1000 corsi, circa 10.000 tecnici sono stati patentati, quindi certificazione per i gas fluorurati, con noi. Sono tantissimi corsi ad hoc per le aziende che le fanno richiesta, ovviamente. Programmi nati di corsi trovati sul nostro sito. Abbiamo circa 20 docenti esterni, maggiori esperti del settore, che fanno corsi per noi in giro per tutta l'Italia e all'estero. Infatti anche all'estero c'è tantissimo corso con le Nazioni Unite e con la Commissione Europea. Eravamo ultimamente in Ruanda, in Soviet Union, in Gambia, in Argentina, per fare appunto corsi. Anche i partecipanti di questo webinar sono venuti con noi in Argentina per fare corsi e ultimamente hanno fatto corso degli argentini, docenti argentini, qua a Casale Monferrato, proprio lo scorso mese. Sono venuto dall'Argentina qui per conoscere le ultime tecnologie del freddo e del condizionamento. Le aziende italiane sono leader mondiali nei nuovi refrigeranti, nei nuovi fluidi, nelle nuove tecnologie. Quindi è importante questo collegamento tra i tecnici, le industrie e il Centro Studi Galileo. Vi invito poi a iscrivervi alle learning del Centro Studi Galileo, dove potete imparare tutto quello che è i nuovi refrigeranti, i nuovi fluidi. Per i nuovi fluidi abbiamo anche un programma di certificazione. Ricordo che la certificazione non è obbligatoria, però per i fluidi naturali, intendo, quindi idrocarburi, ammoniaca, CO2, l'ammoniaca c'è la certificazione per i gas tossici. Però è importante, fondamentale, essere competenti. Quindi noi diamo una certificazione volontaria sui refrigeranti naturali chiamata Real Alternatives, progetto internazionale riconosciuto ormai già da 20 nazioni e 20 associazioni. Perfino la Nuova Zelanda è ormai inclusa dentro Real Alternatives, parte c'è Real Alternatives, proprio notizia di pochi giorni. Anche l'Armenia, per dare un altro nome un po' strano, oltre che tutti i paesi europei, ovviamente. Dal 2014 abbiamo un sito online, insuformazione.it, dove trovate le ultime informazioni per i tecnici del freddo. Importante quindi mantenervi aggiornati. Oggi pomeriggio sarò a Torino al seminario sulle nuove tecnologie, in particolare sulle nuove normative del Creative of Gas 146 e la banca dati. Da ieri è in funzione la banca dati per gli interventi, dal 25 di luglio è in funzione la banca dati online per le vendite dei refrigeranti fluorati e delle vendite per gli impianti non ermeticamente sigillati, per esempio gli split. Quindi Italia, unico paese in Europa, non so nel mondo perché ovviamente io sono presidente dell'Associazione Europea, ma unico paese in Europa, ha adottato una banca dati online. Comodo strumento per qualsiasi tecnico per vedere tutti gli impianti da lui effettuati, installati, riparati, mantenuti, ma anche per ciascun operatore, per ciascun proprietario di impianti, per poter vedere la storia del proprio impianto. Semplicemente online, nel sito Banca Dati F-Gas, possono vedere tutte queste informazioni. E oggi pomeriggio avrò un seminario su questo argomento a Torino, all'Avogadro, dalle 18 alle 20. Questo è l'elenco di tutti i nostri corsi che facciamo. Ovviamente qua è scritto in piccolo, comunque sono corsi su tutte le tecnologie del freddo, del condizionamento, delle pompe di calore, anche delle energie rinnovabili. Quindi per farvi un esempio, era 32, corso di 32, corsi serali a Milano, a Torino e a Roma, corsi per la preparazione del piano di qualità, per la certificazione dell'azienda, è importante la certificazione dell'azienda tanto quanto la certificazione delle persone, perché la certificazione dell'azienda permette di verificare che l'azienda è in grado di maneggiare il gas refrigerante, mantenerlo, gestirlo, e ha la attrezzatura necessaria, eccetera, eccetera. Ringrazio nuovamente le aziende che fanno sì che noi possiamo essere efficienti nel dare le informazioni ultime, gli articoli ultimi della nostra rivista. Questo è l'ultimo numero della nostra rivista, appunto Industria Formazione, perché di voi può vedere la webcam. Quindi le ultime notizie tecniche vengono svolte qui, possono essere verificate sulla nostra rivista. E le aziende partner sono Platinum, Gold e Silver.
Ringraziamo queste aziende che ci permettono di collaborare con voi, con loro, con voi, e quindi ringrazio sia voi che loro per l'ottima collaborazione che c'è sul territorio nazionale, sul territorio europeo, visto che ormai le aziende italiane sono da sempre, le aziende italiane sono aziende globali e internazionali. Adesso vi presento nuovamente i partecipanti, i relatori di questo webinar, e lascio a loro la parola. E quindi lascio la parola in particolare a Nika Baghdasaryan, Sales Area Manager di Frascode, che vi parlerà del market map e nuovi trend nella refrigerazione commerciale, come affrontare nuove sfide con i refrigeranti naturali. Adesso ridò la parola e rimetto l'audio a Nika. Grazie Marco. Ti sento molto bene, Nika, ti vedo molto bene. Edoardo, ci sentiamo tra poco. Vedi la presentazione, Marco? Allora, guardiamo subito. No, devo metterti relatore. Aspetta un secondo, Nika. Ti assegno il ruolo di relatore. Nika Baghdasaryan, della Frascode. Grazie a Frascode per appunto essere presente sempre ai nostri incontri, e quindi a partecipare alla nostra attività costantemente. Nika, a te la parola. Aspetta un attimo, vediamo la tua presentazione molto bene. Sì, vedete bene, un secondo solo che vediamo anche il tuo puntatore. Perfetto, allora iniziamo subito. Buongiorno a tutti, innanzitutto grazie per partecipare a questo webinar. Vorrei di nuovo ringraziare l'ingegner Buoni per averci invitato come sempre e il dottor Iannone per aver organizzato il tutto. Allora, perfetto, ok. Come detto dall'ingegner Buoni, sono Nika Baghdasaryan, Sales Area Manager di Frascode, seguo la zona nord-ovest Italia. Come ben sapete, Frascode è un'azienda radicata capillarmente a livello internazionale da più di 80 anni, quindi so che molti di voi già ci conoscono e non mi dilungherò nel presentare l'azienda. Iniziamo subito dal primo punto, refrigerazione commerciale. In questo segmento si genera potenza frigorifera per la conservazione di alimenti. I clienti finali generalmente sono ipermercati, supermercati di diverse categorie. E le macchine frigorifere utilizzate dove il compressore semiermetrico Frascode viene installato generalmente sono centrali rack, unità motocondensanti, chiller e banchi o vetrine frigorifere plug-in. C'è da tener conto che questo segmento ha subito particolarmente l'avvento della normativa F-Gas, pertanto molte aziende italiane in modo pionieristico si sono attivate immediatamente per rispettare la norma e quindi anche l'ambiente. Dando un'occhiata a questa tabella riusciamo a capire subito quali sono i prossimi step della phase down. Notiamo subito che da gennaio 2020, cioè tra 3 mesi praticamente, i refrigeranti con GVP superiore ai 2500 non potranno più essere utilizzati in nuovi impianti. Entrando in dettaglio, i frigoriferi, i freezer e i sistemi di refrigerazione centralizzati con potenza nominale superiore ai 40 kW da gennaio 2022 dovranno essere riempiti con refrigeranti a 20 GVP inferiori ai 150, mentre i sistemi con potenze inferiori ai 40 kW potranno ancora utilizzare refrigeranti con GVP fino a 2500. Di sistemi primari in cascata potranno utilizzare sempre da gennaio 2022 refrigeranti a 20 GVP fino a 1500. Noi notiamo comunque anche in questi ultimi due casi un trend crescente nell'utilizzare comunque refrigeranti a basso GVP, cosa consigliabile anche in un'ottica di sostenibilità ambientale. La domanda che sorge spesso durante gli incontri è: cosa verrà per gli impianti esistenti? Allora, per gli impianti esistenti che necessitassero di manutenzione, i quali hanno all'interno più di 40 tonnellate di refrigeranti equivalenti a CO2, non potranno più essere raboccati con refrigeranti a 20 GVP, refrigeranti vergini a 20 GVP superiori ai 2500. Abbiamo solo due eccezioni, le apparecchiature militari e gli impianti di raffreddamento di prodotti a temperature inferiori ai 50 gradi.
È interessante capire come la refrigerazione commerciale sta reagendo a questa normativa, partendo quindi da una piccola analisi, analizzando i dati disponibili nel report della Nielsen, la quale distingue i negozi alimentari in quattro tipologie a seconda della loro superficie di vendita. Chiama ipermercati quelli con superficie superiore ai 2500 metri quadrati, grandi supermercati quelli tra i 1000 e i 2500, piccoli supermercati tra i 400 e i 1000 metri quadrati, e negozi tradizionali tutti quelli con dimensioni inferiori ai 400 metri quadrati. Da questo grafico si riesce invece a capire subito le grandi possibilità che ci sono in funzione della dimensione di negozi e della tipologia di impianto che si può andare a installare. Noi di Frasco, a tal proposito, siamo presenti maggiormente negli ipermercati, nei grandi supermercati e nei piccoli supermercati, categorie che occupano rispettivamente il 36, il 25 e il 28% del market share. Chiaramente la distribuzione per paese varia considerevolmente. Vediamo infatti che Francia e Regno Unito hanno una quota maggiore di ipermercati, mentre Norvegia, Austria e Danimarca, Germania inclusa, hanno il maggior numero di ipermercati, grandi supermercati e piccoli supermercati per milioni di abitanti. Come abbiamo visto nel grafico prima, comunque esiste una grande percentuale di piccoli supermercati a livello generale europeo. L'unica a non averne molti è la Finlandia. Invece, per quanto riguarda il sud e l'est Europa, vediamo una preponderanza di negozi tradizionali. Questo dato infatti viene confermato confrontando l'Italia col mercato europeo. Notiamo infatti che negozi tradizionali, piccoli supermercati hanno la quota maggiore, mentre l'Europa appunto è concentrata sulle grandi dimensioni. Allora, per comprendere meglio le opportunità che ci sono, è bene capire quanto è stato fatto, quanto c'è da fare e quali sono gli strumenti per affrontare il cambiamento. Partiamo quindi dal considerare il numero dei supermercati, dei grandi supermercati, dei piccoli supermercati e degli ipermercati presenti in Europa, che secondo i report aggiornati si aggirano intorno ai 115.000. Di questi 115.000, nel 2018, 16.000 erano già stati trasformati in impianti a refrigerante naturale, nello specifico impianti a CO2 transcritica. Questa tecnologia ha visto una crescita del 77% rispetto al 2016, una crescita che è stata favorita in primo luogo, come abbiamo visto precedentemente, dal regolamento F-Gas. E dall'altro lato è stata spinta questa tecnologia dagli operatori del settore, tra cui anche Frasco, visti gli ottimi vantaggi della CO2. Incrociando poi inoltre i dati relativi al mercato europeo con le centrali installate, si comprende effettivamente l'enorme potenziale e quanto bisogna ancora fare per trasformare questi vecchi impianti a impianti a bassissimo GWP. Infatti parliamo di circa 100.000 negozi da convertire. Giustamente ho detto che Frascold è promotrice di questa tecnologia, lo facciamo quotidianamente creando innovazione. Abbiamo ampliato la gamma subcritica chiamata SK3, abbiamo ampliato anche la gamma transcritica TK. Abbiamo creato questo strumento molto, molto bello chiamato Seasonal Calculation. Vi permette di calcolare l'efficienza della vostra macchina con i nostri compressori in qualsiasi città del mondo, l'efficienza stagionale, ecco, scusatemi. Abbiamo poi aggiunto la serie B Stadio per basse temperature e piccole unità, migliorato le performance dei nostri compressori, andando a lavorare su alcune meccaniche interne. In questo caso vediamo un pistone che ha un quarto anello raschiaolio, il quale permette un bassissimo trascinamento dell'olio. La rumorosità è stata ridotta al minimo grazie al perfetto bilanciamento del compressore. Abbiamo creato la KFLEX con testa di controllo capacità continua per compressori transcritici. Come abbiamo visto fino adesso, la CO2 è il refrigerante più apprezzato oggi nella refrigerazione commerciale, forte del basso GWP, basso costo del refrigerante, alta disponibilità sul mercato e alte performance anche in ciclo transcritico.
Nell'immagine vediamo una centrale booster realizzata dal nostro partner, Latteco. Dalle nostre analisi è emerso che insieme alla CO2 ci sono delle strade percorribili a seconda della tipologia di impianto e di impiego. La prima strada alternativa percorribile è l'utilizzo del propano. Propano è un refrigerante già molto utilizzato da più di 10 anni nella refrigerazione commerciale, inizia ad essere apprezzata anche nella refrigerazione commerciale grazie alle sue ottime caratteristiche termodinamiche. Difatti, analisi vendita di Frascold dimostrano una netta ed esponenziale crescita di richieste di questi compressori. Vediamo insieme alcuni dei vantaggi di questo refrigerante, tra cui l'alta disponibilità sul mercato, un ciclo di funzionamento semplice, ottime performance, basse pressioni di esercizio, basso costo del refrigerante e basso GVP, che qui in questo caso è pari a 3. L'utilizzo del propano permette di evitare tutte le restrizioni legate alla F-gas. Chiaramente c'è da considerare l'unico suo svantaggio, l'infiammabilità, argomento di cui vi parlerò a breve. E visto il suo bassissimo impatto sul riscaldamento globale e viste le ottime performance, Frascold promuove l'utilizzo di RD90 da moltissimi anni. Lo abbiamo fatto creando la più ampia gamma a livello mondiale di compressori dedicati all'utilizzo con propano, a partire dal più piccolo compressore a pistoni da 4 metri cubi fino ad arrivare al più grande vite compatto della serie AX da 1085 metri cubi ora. Abbiamo migliorato le performance con continui test anche in collaborazione con i nostri importanti partner. Abbiamo individuato nell'olio un importante componente che abbiamo scelto con cura per migliorare la l'affidabilità e le prestazioni dello stesso. Ed infine abbiamo certificato l'insieme compressore in categoria ATEX 3 zona 2. Questi vantaggi e i miglioramenti apportati ai compressori hanno portato anche i player della refrigerazione commerciale ad utilizzare il propano. In dettaglio, qui nella slide vediamo due tipologie tra le varie macchine di cui abbiamo riscontro: un chiller acqua-acqua con impianto in cascata. Il primo, un chiller acqua-acqua realizzato da Euroclimat, azienda leader a livello tra i leader a livello mondiale nell'utilizzo di propano. È un chiller acqua-acqua richiesto da un loro cliente, un piccolo supermercato del nord Europa, che ha chiesto questa macchina per un'applicazione particolare. La macchina, che può avere una carica variabile dal 1,5 kg ai 3,5 kg, genera dai 25 ai 45 kW di potenza. La bassa carica di refrigerante, l'installazione di un ventilatore di estrazione e un'adeguata analisi dei rischi hanno permesso l'inserimento della macchina, il posizionamento della stessa all'interno della struttura. In questo caso vediamo che i 45 kW di potenza vengono richiesti dai banchi frigoriferi e da un aerovaporatore posto in un'area fresco, accessibile al pubblico, dove sono presenti beni deperibili. Il secondo invece è un impianto in cascata, dove sul primario vediamo presente l'RD90. Scambiatore di media scambia con glicole, scambiatore di bassa scambia con secondario CO2 subcritica. Vantaggio: qua si hanno pressioni basse e sul lato subcritico si hanno pressioni tra i 12 e i 40 bar. Il vantaggio di questa macchina sta nella bassa carica, in buone prestazioni della stessa e un ottimo utilizzo. Questo tipo di impianto e quello precedente stanno, e molte altre varianti dove il propano è utilizzato, stanno diventando un vero e proprio trend. Un'altra strada percorribile è l'utilizzo di refrigeranti in classe A2L, che stanno prendendo piede non solo nella refrigerazione commerciale, ma anche in altri segmenti. Noi di Frascol ne abbiamo testati alcuni. Oggi, per mancanza di tempo, vi parlerò solo dell'R455A, un refrigerante che mostra ottime performance comparate al 404 in media temperatura, meno 10,45, ma non da sottovalutare le buonissime performance anche in bassa temperatura, a meno 35,40, dove vediamo, confrontandolo col 404, una capacità frigorifera inferiore solo del 5% e un COP
migliore del 5% e una temperatura di scarico superiore di soli 7 gradi. Consideriamo che a seguito della prossima step della phase down, questi refrigeranti saranno una tra le poche alternative da utilizzare per le applicazioni di massa. Le alternative viste fino adesso, sono in un modo o nell'altro utilizzanti refrigeranti infiammabili. Subentra quindi l'importanza del tema della sicurezza. Noi di Frascold garantiamo la sicurezza collaudando il 100% della nostra produzione, utilizzando i migliori apparecchi elettronici, a loro volta certificati ATEX, e certifichiamo, come detto prima, l'insieme compressore ATEX categoria 3 zona 2 per utilizzo con gas del gruppo 2P. Infine, per quasi finire, una domanda che sporge negli incontri con i costruttori che approcciano per la prima volta questo tipo di refrigerante è come gestirne poi il trasporto. Allora abbiamo due soluzioni. La prima è semplice e banale, direi, è inviare la macchina priva di refrigerante e caricarla in loco. La seconda invece è di inviare la macchina carica di refrigerante rispettando insieme al proprio spedizioniere la normativa ADR per il trasporto terrestre, la IMDC per il trasporto marittimo e la IATA per il trasporto aereo. Ciò che generalmente stupisce è scoprire che è possibile trasportare queste macchine anche in via aerea, considerando alcune accortezze, su aerei tutto cargo e il limite imposto dalle compagnie è di 150 kg di fluido infiammabile su tutto l'aereo tra i vari colli. Per concludere, abbiamo visto che la F-Gas obbliga ad utilizzare refrigeranti a basso GWP. Questo costringe un po' la refrigerazione commerciale a rinnovarsi e crea quindi nuove opportunità di mercato. Abbiamo visto anche che la CO2 è il refrigerante oggi più apprezzato in questo segmento e lo sarà in maniera crescente, condividendo un po' del suo spazio con delle validissime alternative, tra cui propano e refrigeranti A2L. Ho concluso, Marco, vi ringrazio molto per l'attenzione. Ottimo, Nica, ottima presentazione, molto interessante. Invito tutti i partecipanti, attualmente 80, 78, a fare domande, cliccando sulla destra dove c'è tutto domande e ne abbiamo tre domande che vorrei porti. Abbiamo qualche minuto, Nica. E c'è Luca che ci chiede, sono domande sugli idrocarburi più che altro, probabilmente perché è dove c'è più incertezza. Gli standard sui rifrigeranti infiammabili sono sufficienti per voi o per i costruttori di impianti? Gli standard, scusami Marco, potresti ripetere? Gli standard sui rifrigeranti infiammabili, gli standard che ci sono attualmente sui rifrigeranti infiammabili, sono sufficienti per voi o per i costruttori che, di impianti, i vostri clienti? Ma allora, Frascold si attiene alle normative vigenti che anche col confronto attivo tramite i nostri clienti risulta essere uno standard sufficiente. Poi comunque andando a rispettare gli standard quali la N378 nella costruzione della macchina e nell'installazione della stessa, si considera che la macchina è molto sicura e gli standard sono veramente molto alti. Se noi pensiamo il discorso del propano spaventa leggermente qualcuno perché è infiammabile, ma se riflettiamo, ogni giorno noi ci troviamo in condizioni, tra virgolette, di pericolo vicino a potenziali fonti esplosive. È solo secondo noi un discorso di conoscenza, formazione e abitudine. Per quanto riguarda le normative rispettate, sono sufficienti. La ATEX ad oggi garantisce un ottimo standard di sicurezza, certo. Ok, c'è un'altra domanda da Erminio, è una domanda un po' generica, ovviamente, anche la tua risposta sarà generica. Qual è il compressore ideale per un supermercato di 100 metri quadri? Penso che si riferisca a CO2, immagino. Qual è il compressore ideale per un supermercato di 100 metri quadri? Sì, ciao Erminio, innanzitutto grazie per la domanda.
Allora, dipende, nel senso bisogna vedere che cosa questo supermercato ha al suo interno, quindi che esigenze si vuole andare a soddisfare. Abbiamo un livello di medio, un livello di bassa temperatura, vogliamo andare a recuperare il calore magari per riscaldare l'inverno, per scaldare l'acqua. L'impianto, il discorso sulla CO2 è abbastanza ampio. Quello che ci potrebbe consigliare è un piccolo circuitino booster che possa fare tutti i livelli, magari un livello di bassa e un livello di media. Generalmente potrebbero essere due, massimo tre compressori, a esagerare, considerandone anche uno di parallelo per avere il massimo dell'efficienza. Ok, ho un'altra domanda da Massimiliano. Chiede qual è il retrofit da fare per i compressori da R404 a R445? Scusa Marco, non ho sentito bene la domanda. Qual è il retrofit da fare? Sì, cosa bisogna fare per fare un retrofit sui compressori da R404A ad R445? Prima di tutto, si può fare retrofit da R404A a R445 con i nostri compressori, o bisogna cambiare compressore? No, 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 si può assolutamente fare il retrofit anche perché consideriamo le ottime performance dell'R452A. Si avvicina molto a quelle che sono le performance del 404. C'è da considerare leggermente il glide di questo refrigerante. Mica mi chiede il 445, non il 452, il Ah, 445. scusa, il 455A, scusa, no, ho capito 452A, perdonami. No, allora il 455A è un refrigerante a due L. Quindi fare il retrofit bisognerebbe teoricamente cambiare tutta la macchina, perché consideriamo che è un refrigerante infiammabile, bisogna fare Esatto, l'analisi dei rischi. Sì, scusate, bisogna fare l'analisi dei rischi e vedere se è necessario un compressore certificato ATEX. Tutto qui. se, no, effettivamente bisogna stare attenti, il retrofit del refrigerante non infiammabile, il refrigerante infiammabile è È sconsigliato. sconsigliato, assolutamente sì. Scusate, avevo No, inteso il figurati, 452A. sono io che non mi sono espresso male. L'ultima domanda, poi passiamo a Edoardo. Quali sono i limiti di carica di utilizzo per i refrigeranti naturali R290 e R600A? Allora, ad oggi sono limite di 150 grammi, limite per, non, diciamo, per avere un'agevolazione nell'analisi di rischio. Abbiamo sentito che l'IEC ha approvato non molto tempo fa l'aumento di carica, portandolo a 500 grammi per quanto riguarda il propano e l'R600A in questo caso, mentre ha portato a 1200 grammi quella che è la carica dei refrigeranti in classe A2L. Questa cosa, attenzione, deve essere ancora, mi sembra di capire, recepita dagli stati europei e poi dai vari stati. Sicuramente sarà recepita a breve e poi si potrà appunto utilizzare questo nuovo limite. Ok, direi mica per te è tutto. Ci sarebbe un'altra domanda, ma la teniamo poi per la discussione finale. Pace. Perfetto, Marco, perfetto. E do la parola quindi ad Edoardo. Vedo che c'è un raggio di sole che bacia i belli su Edoardo, ma va benissimo così, non c'è problema, Edoardo, ti si vede bene lo stesso. Come diciamo sempre, il sole bacia i belli e quindi va bene così. Ciao Marco, ti ringrazio. Passo la parola a Edoardo, allora ti do il ruolo di esaminatore, quindi Edoardo ci parlerà, Edoardo Monfinotti, Account and Business Development Manager di Chemours, sceglie il refrigerante a lungo termine per refrigerazione commerciale, uno studio comparativo tra refrigeranti HFO a basso GWP, A2L e altri refrigeranti. Argomento importantissimo in questo momento che bisogna cambiare i nostri refrigeranti. Edoardo, vedo la tua presentazione. L'unica cosa che la vedo a doppio schermo, come vedo sia da una parte che dall'altra la tua presentazione. Arrivo Riesci? subito, eh? Sì, arrivo subito. Benissimo. Allora, tolgo Nika, non avermene Nika, ti tolgo. Assolutamente.
Ok, ho tolto l'audio a Nick, ho tolto il video, adesso mi tolgo anch'io, vedo ancora due parti, Edoardo, adesso vedo intera, perfetto, Sì, vedo sì, sì. intera, tutto benissimo, grazie Edoardo, grazie alla presentazione e grazie a tutti per partecipare a questo webinar. A tra poco. Ciao Marco, grazie mille per la possibilità e per il vostro sempre ottimo lavoro in questo difficile momento e appunto il vostro lavoro di divulgazione e di appunto di aiuto alla catena del valore nell'informazione è sempre molto prezioso. E, mi presento, appunto mi chiamo Monfrinotti Edoardo, sono responsabile commerciale dello sviluppo di mercato in Italia per i gas refrigeranti Opteon di Chemours. Chemours è, diciamo, non mi dilungo a parlarne perché questo è già diciamo, il terzo o quarto webinar che facciamo insieme, quindi ne ho già parlato precedentemente. È una spin-off di DuPont, quindi ha ereditato tutta la parte dei gas refrigeranti che prima del 2015 era di proprietà di DuPont. In questa presentazione parto appunto con una veloce introduzione, andando un attimino a prendere dei dati oggettivi che sono stati forniti, come potete vedere sulla sinistra, dall'IPCC, che è il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, è stato fondato nel 1988 dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale in collaborazione con l'UNEP, che è il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, dove potete vedere l'impatto delle varie molecole chimiche sull'ambiente. A destra vedete i dati aggiornati del 2017 dal report della EEA, che è sempre l'Associazione Europea dell'Ambiente, e potete vedere come in effetti ci sono diverse sostanze che impattano il suo riscaldamento ambientale, quindi che trattengono calore in atmosfera e che aumentano il cosiddetto effetto serra, però il primo responsabile in entrambi i casi, cioè nei dati registrati dall'IPCC del 2014, sia in quelli del 2017, è la CO2. CO2 è prodotta per combustione di combustibili fossili e dai processi industriali. Questo cosa significa? Significa che soprattutto in paesi industrializzati, ovviamente questi grafici sono una media, non si può considerare, ad esempio, un'area come quella di Shanghai e paragonarla a un'area di quella che potrebbe essere una regione magari in via di sviluppo, come alcuni stati dell'Africa o come alcuni altri stati dell'Asia. È una media globale, e in questa media globale appunto si vede come il focus dell'importanza è dato dalla CO2 utilizzata per combustione e per produzione di energia. Quindi tutta la mia presentazione avrà un focus un pochettino più a 360 gradi, cioè su sì il GWP, sì quali sono le molecole che impattano di meno l'ambiente, quali sono le molecole che possono sostenere la normativa F-Gas, ma anche il quadro complessivo, cioè quelle che sono le emissioni date dall'intera apparecchiatura nell'atmosfera. Questo è un discorso che nasce e prende luogo attraverso la normativa F-Gas, che ormai tutti quanti conoscete. Non mi dilungo più di tanto, anche perché il mio collega precedentemente, Nika, ne ha parlato molto molto bene. È questo rappresentato del phase down. Ho voluto semplicemente aggiungere una piccola parte, che è l'emendamento di Kigali, appunto dando un arco temporale ancora più lungo, quindi fino al 2035, che è il massimo con gli elementi che abbiamo a disposizione oggi relativi alla normativa, dove appunto si può vedere che le proposte di cui vi parlerò oggi, la gamma Opteon XL, quindi 454A, 454C e YF, sono perfettamente in linea con quello che è tutto l'arco normativo di cui abbiamo visibilità fino ad oggi. Quindi, per analizzare appunto quali potrebbero essere le soluzioni e quali potrebbero essere i sistemi più efficienti nell'ambito della refrigerazione commerciale, Chemours ha, in collaborazione con altri partner, commissionato uno studio. Quindi questo studio è uno studio che prende in considerazione, prende in analisi diverse tecnologie disponibili oggi sul mercato. La prima tecnologia è quella che viene definita la tecnologia di riferimento, quindi una centrale frigorifera centralizzata,
con gas refrigerante A1 avente GWP inferiore ai 1500. GWP inferiore a 1500 significa un classico caso di centrale frigorifera da 404 convertita a un prodotto da retrofit, quindi potrebbe essere 449, Opteon XP40 o 448. Dopodiché sono state analizzate le cosiddette soluzioni plug-in, quindi unità condensatrici propano-acqua o propano-aria. Sistemi aventi un circuito secondario, quindi un sistema integrato propano-glicole o un sistema integrato in cascata 134A e CO2 subcritica, quindi con il 134A che effettua solo la condensazione del sistema a CO2 e il sistema CO2 che effettua il raffreddamento sia di media che di bassa temperatura. Una centrale frigorifera HFO con GWP inferiore a 250, dopo vi mostrerò che Chemours offre al mercato due possibili soluzioni, una con GWP inferiore ai 150 per i sistemi ermetici e una con GWP inferiore ai 250 per tutti gli altri sistemi con capacità inferiore ai 40 kW. E dopodiché, appunto, anche il sistema CO2 intranscritico, quindi il sistema appunto di cui si parlava. Una premessa importante che ci tengo a fare è che in questa presentazione non si ha la presunzione di identificare una scelta corretta e univoca per tutte le soluzioni. Il mercato sta affrontando un momento complicato, un momento appunto dove le soluzioni proliferano e sono tutte indirizzate a un obiettivo comune che è quello di ottimizzare l'efficienza energetica e abbassare il GWP della molecola contenuta nell'impianto. Per fare questo, essendo i sistemi moltissimi e di diversa dimensione, in diverse collocazioni geografiche, con diverse esigenze dal punto di vista del raffreddamento, non è possibile identificare una soluzione sola. Ci sono diverse soluzioni, alcune più vantaggiose in alcuni contesti, altre più vantaggiose in altri contesti, ed è importante che ci sia informazione, che ci sia conoscenza, di modo che l'operatore, il mercato, il costruttore, tutta la catena del valore possa scegliere la soluzione più opportuna per quello specifico caso. Allora, i casi che abbiamo analizzato noi sono due tipologie di supermercato, quindi un supermercato standard con area di 2000 metri quadri e un supermercato di taglia più piccola, definito discount, con un'area compresa tra i 300 e i 500 metri quadri. Queste due taglie di supermercato sono state valutate in due condizioni diverse. La prima in una condizione climatica, diciamo del nord Europa, registrando le temperature di Leicester, dove poi alla fine vi parlerò diciamo, del caso pratico che è stato proprio effettuato in questa città, e l'altra a Siviglia, in Spagna, quindi con un ambiente esterno decisamente più caldo. Le temperature registrate diurne e notturne le potete vedere nella parte destra di questa slide. Quali sono le principali presupposti? Allora, a sinistra vedete i presupposti per il supermercato di 2000 metri quadri, a destra quello per il supermercato, per il mini market. Quindi le temperature ambiente sono state analizzate considerando 13 ore in modalità diurna e 11 ore in modalità notturna, ove la modalità notturna è stata registrata una temperatura inferiore del 30, un'energia, una potenza erogata inferiore del 30%, perché è sulla base che le vetrine rimangano chiuse di notte. Il carico energetico è stato considerato di 142 kW per il giorno, 105 kW per la notte per quanto riguarda il supermercato di medie dimensioni, mentre per quello di piccole dimensioni 35 kW per il giorno, 25,5 per la notte. Temperatura TN e BT sono state considerate intorno ai meno 7, meno 6 per la TN e meno 30, meno 31 per la BT. Queste sono temperature leggermente superiori a quelle a cui siamo abituati in Italia, per la motivazione che lo studio è stato realizzato in collaborazione con una catena di supermercati del Regno Unito. E quindi molte delle impostazioni che vedete in questo studio tendono ad essere più orientate verso il mercato del Regno Unito. In ogni caso, anche cambiando di poco questi parametri, la tendenza dei risultati che vi sto per mostrare non cambia in maniera significativa.
In ultimo è stato utilizzato il costo dell'energia elettrica basato su delle medie di mercato in funzione del paese. In questo caso specifico la corrente elettrica nel Regno Unito costa 0,14 sterline al kilowattora, che è più basso rispetto al mercato italiano, dove abbiamo un dato medio di 0,234 euro al kilowattora. Quindi, andando un attimino ad analizzare i risultati, questo è il quadro riassuntivo che si evince dallo studio. Quindi, per un supermercato di dimensioni standard di 2000 metri quadri, abbiamo i seguenti costi, sia a sinistra nel Regno Unito, a destra a Siviglia. Quindi, vediamo come la parte blu sia la parte data dal cosiddetto CAPEX, quindi dall'investimento vero e proprio che diciamo, l'azienda deve operare per installare la tipologia di tecnologia. La parte gialla è data dal costo manutentivo che questa tecnologia ha e la parte rossa è data dai costi energetici registrati dopo 10 anni, cioè con un calcolo effettuato a 10 anni dall'installazione che il supermercato deve sostenere. Come potete vedere, risulta molto molto importante l'analisi dei costi energetici, perché sono bene o male in tutti i casi, con tutte le tecnologie e in tutte le geografie, la parte preponderante della spesa. Vediamo come un costo energetico di un sistema, ad esempio CO2 transcritico, porti costi totali all'incirca a 1 milione di euro per il supermercato installato a Leicester. Per quanto riguarda in un supermercato installato in Spagna, questi costi aumentano in quanto aumenta il consumo energetico a causa delle temperature esterne. In tutti i casi, diciamo, se dobbiamo tracciare una linea di tendenza, possiamo dire che le soluzioni condensanti, i cosiddetti sistemi plug-in, presentano in alcuni casi dei costi un attimino più bassi in termini di installazione e in termini di manutenzione, ma dei costi energetici registrati sensibilmente più alti. I gruppi frigoriferi transcritici, in questo caso, è stato considerato un sistema transcritico classico, quindi con solo l'utilizzo del booster. Hanno dei costi installativi relativamente, diciamo, in media con quelli delle altre tecnologie, ma dei costi energetici anche in questo caso e dei costi di manutenzione più elevati. I sistemi di cui appunto vi parlo contenenti Opteon XL20 e XL40 hanno dei costi energetici, avendo al loro interno un gas refrigerante tecnologico, quindi un gas refrigerante molto performante, hanno dei costi energetici più bassi, hanno dei costi installativi in linea con quelli delle altre tecnologie, ma dei costi energetici più bassi. In questo caso vedete alla sinistra Opteon XP40, che è il gas refrigerante A1 del retrofit, appunto R449, che presenta la soluzione più vantaggiosa. E qui è un pochettino il punto che volevo farvi notare, nel senso che in questo caso è importante capire che la transizione tecnologica è veramente una transizione fatta per valutare le emissioni. Quindi la soluzione 449 è una soluzione molto efficiente. Il problema è che è una soluzione che presenta l'utilizzo di un gas refrigerante con GWP inferiore ai 1500, quindi nel lungo periodo potrebbe essere soggetto a problematiche di disponibilità e a problematiche relative al prezzo, in quanto la quota che consuma è più elevata rispetto agli altri gas refrigeranti. Il caso analizzato del supermercato cosiddetto discount è sicuramente ha una scala sicuramente diversa. Come vedete, sull'asse delle ordinate i costi sono più bassi, siamo nell'ordine delle 250-300.000 400-300.000 euro. Però la tendenza è molto simile, cioè vediamo come in questo caso vediamo ancora maggiormente come i costi energetici vadano a influire più del 50% dell'investimento su un ciclo di 10 anni. Il ciclo di 10 anni non è stato fatto perché si pensa che la centrale abbia una vita di 10 anni, ovviamente. È semplicemente un dato finanziario relativo all'ammortamento. Si considera a livello finanziario generalmente un ammortamento nell'arco di 10 anni della macchina.
Quindi anche in questo caso, anche per il supermercato più piccolo, vediamo come le soluzioni aventi il refrigerante tecnologico Opton XL40, Opton XL20, quindi 454A e 454C, presentino dei sostanziali vantaggi in termini di sommatoria dei costi totali, quindi manutenzione, installazione e consumi energetici. Ora, questo è un attimino il focus della normativa e quindi l'analisi che è opportuno fare e che molti utilizzatori stanno chiedendo, l'analisi dell'impatto ambientale. Importante anche in questo caso, nell'impatto ambientale, non limitarsi a considerare il GWP come unico punto di valutazione, è un punto ovviamente molto importante, ma non è l'unico, ma considerare anche le emissioni cosiddette indirette, cioè le emissioni, come vi mostravo prima, relative all'emissione di CO2 nell'aria per consumo energetico. Quindi queste emissioni, come vedete in tutti i casi, per l'utilizzo dei nuovi gas refrigeranti di nuova tecnologia, quindi a basso GWP, sono la parte preponderante. Quindi partiamo subito da quello che, come vi dicevo, era da un punto di vista di costi il più conveniente, quindi Opton XP40 R449, un prodotto perfetto per effettuare un retrofit di un sistema esistente a 404. Vedete come le emissioni indirette siano molto basse, nel senso che i consumi energetici sono molto bassi e sono molto efficienti, però chiaramente la perdita di questo gas refrigerante in atmosfera, avendo un GWP inferiore a 1500, sia comunque non trascurabile. Una piccola notazione: se in questa classifica, diciamo, in questo grafico, fosse inserito il 404, vedremmo come i consumi energetici sarebbero ancora più bassi, perché sappiamo tutti che il 404 è un ottimo gas con una grande efficienza, ma i consumi emissivi sarebbero 3 volte tanto quelli del 449, quindi quelli dell'XP40, facendolo uscire dalla scala di questo grafico. Mi dimenticavo di dirvi, molto importante, le perdite sono state considerate del 5%. È un dato realistico, ovviamente, per impianti nuovi. Sappiamo che per impianti vecchi, per impianti già installati, questo dato è abbastanza conservativo, ma per impianti nuovi una media potrebbe essere intorno al 5%. Dopo vi farò vedere una stima qualora questa media sia diversa. Abbiamo inoltre considerato le emissioni da CO2 e da propano equivalenti a zero, che anche questo, come sapete, non è del tutto corretto, però lo studio è stato fatto per cercare di dare una valutazione il più obiettiva possibile. E quindi l'ente che ha effettuato questo studio, appunto in collaborazione con l'utente finale che ha effettuato poi la scelta relativa al alla tecnologia da utilizzare nel suo supermercato, ha voluto avere la visione più obiettiva possibile. E quindi in questo caso vedete come le emissioni totali, indirette più indirette, dei gas refrigeranti XL20 e XL40 siano di gran lunga superiori rispetto alle altre tecnologie. Perché? Perché il consumo energetico è molto basso e quindi le emissioni indirette sono molto, molto più basse. Questa è la situazione per un supermercato di dimensioni standard di 2000 metri quadri e la situazione è molto molto simile per quanto riguarda il supermercato d'Italia Discount. Le differenze ovviamente vengono un attimino assottigliate. In questo caso vediamo come i sistemi in cascata CO2 134A siano più convenienti per gli ambienti caldi come appunto quelli di Siviglia in Spagna e meno convenienti per quanto riguarda quelli del Regno Unito, ma la tendenza comunque è molto molto simile per entrambe le taglie di supermercato. Ecco, in questa slide, come vi dicevo prima, volevo un attimino mostrarvi il caso in cui le emissioni fossero superiori al 5%, cioè quale livello di tra virgolette spreco del gas refrigerante dobbiamo raggiungere affinché le perdite vadano a, come dire, a eguagliare i consumi energetici dell'impianto stesso. Come vedete, le perdite devono essere decisamente consistenti, cioè parliamo di 15% e più di perdita di gas refrigerante per andare a raggiungere le emissioni totali di altre tecnologie. Quindi è molto importante il controllo delle perdite, ovviamente. A livello ambientale, il controllo delle perdite è uno dei fattori più importanti.
Però anche nel caso in cui le perdite per qualsiasi ragione, per qualsiasi problema fossero superiori a quelle stimate del 5%, comunque in ogni caso rimarremmo dentro un impatto ambientale contenuto. E comunque in ogni caso l'impatto ambientale non sarebbe paragonabile a quello relativo ai consumi energetici e al consumo di energia per avviare, appunto, per far funzionare il macchinario. Per questo motivo, appunto, come vi accennavo all'inizio, un supermercato molto importante nel Regno Unito, la catena Asda, che fa parte del gruppo americano Walmart, ha commissionato questo studio che vi ho appena mostrato, ha voluto avere una visione appunto obiettiva e generica di quelle che erano le possibili soluzioni e a questo ente terzo, quindi ovviamente come vi dicevo prima lo studio non è stato effettuato da Chemours, anche perché chiaramente non abbiamo la conoscenza per poter parlare in maniera così precisa di tutte le tecnologie presenti sul mercato, e diciamo, è partita valutando i suoi requisiti, cioè dicendo qual è la tipologia di impianto, la tipologia di gas refrigerante e di centrale che ho bisogno per replicarla ed usarla come standard nei miei supermercati. Quindi la capacità di refrigerazione doveva essere comparabile al sistema in uso, che è un sistema classico in uso, come vi dicevo prima, HFO sostituto di 404, quindi tecnologia 448-449, quindi capacità di refrigerazione comparabile, uguale o migliore efficienza energetica. Quindi, come dicevo prima, l'efficienza energetica è un punto chiave perché la corrente elettrica è un costo ed è un costo importante. Uguale livello di affidabilità, quindi effettuando delle misurazioni sui tempi d'arresto, l'affidabilità doveva mantenersi uguale. E uguale TCO e soprattutto complessità installativa comparabile, nel senso che la manutenzione dei supermercati è chiaramente un momento critico, un momento chiave, e i tecnici presenti dovevano avere la possibilità di mantenere il supermercato in maniera efficiente, rapida e relativamente semplice. E per questo motivo loro hanno deciso di effettuare un certo tipo di scelta. Questo tipo di scelta è ricaduta sul gas refrigerante Opteon XL40, quindi R454A. Perché? Perché ha un GWP che è basso, di 238, ha una capacità di refrigerazione addirittura superiore rispetto al 404 e alle soluzioni da retrofit presenti sul mercato, ha un COP migliorato ed ha una facilità di installazione e manutenzione, trattandosi di un gas HFO, appunto avente delle caratteristiche molto simili a quelle installato precedentemente. Qual era la limitazione? Le due limitazioni più grandi. La prima è ovviamente la potenza frigorifera, che da normativa non può essere superiore ai 40 kW dopo il 2022. E la seconda è che chiaramente si tratta di un gas refrigerante A2L. Allora, per aggirare questi problemi, sono state effettuate due centrali da 40 kW massimo l'una, per raggiungere la potenza totale di 80 kW. E è stata fatta un'analisi del rischio, quindi un controllo delle perdite in primo luogo, controllo di ventilazione e diverse altre valutazioni effettuate con una compagnia specializzata nell'analisi del rischio, affinché la quantità di gas refrigerante A2L fosse idonea diciamo allo scopo. Per queste due centrali da 40 kW l'una, come vi dicevo, sono stati installati circa 45 kg di gas refrigerante per centrale, quindi una per la bassa e una per la media. Avendo scelto questo gas, hanno potuto diciamo, avvantaggiarsi del più basso consumo energetico annuale, del costo inferiore sul ciclo di vita a 10 anni più basso e del più basso livello anche di emissioni dirette e più indirette sui 10 anni. Per questa tipologia di supermercato in quelle condizioni,
Le altre soluzioni impiantistiche analizzate non riuscivano a dare lo stesso tipo di performance. Considerate che il mercato inglese è molto indirizzato verso soluzioni CO2 perché le condizioni ambientali lo permettono e perché il market trend è abbastanza indirizzato in quel contesto. In questo caso, una catena molto importante ha deciso di effettuare una scelta diversa perché dalla sua analisi la scelta migliore, la scelta più, diciamo, tecnologicamente e tecnicamente migliore per loro era questo tipo di gas refrigerante. Quindi spero di essere stato sintetico e chiaro e vi lascio nel caso appunto ci siano delle domande, magari con qualche minuto in più appunto per potervi rispondere. Grazie a tutti per l'attenzione e appunto. Grazie Edoardo, molto esaustivo, molto chiara la comparazione dei due supermercati e della tecnologia, diciamo, da scegliere per i prossimi anni. Domande? Abbiamo delle domande, vi invito anche tutti i partecipanti a fare altre domande sempre sulla destra, c'è qui la sezione domande, vi invito a scrivere lì sopra le vostre domande che verranno risposte sia da Edoardo adesso, sia nel dibattito finale poi appunto dopo. Una domanda interessante è sulla 2L. Quali sono i problemi di sicurezza che si potrebbero avere con refrigeranti infiammabili a 2L? Sono simili agli idrocarburi o sono inferiori? Allora, grazie mille per la domanda. Sono ovviamente inferiori, nel senso che stiamo parlando di due categorie di infiammabilità completamente diverse. E i gas idrocarburi sono gas estremamente efficienti, estremamente idonei per alcune applicazioni, ma presentano velocità di propagazione di fiamma e esplosività totalmente non trascurabili. I gas refrigeranti A2L vengono definiti A2L per una serie di proprietà chimico-fisiche, la più importante è che la velocità di propagazione di fiamma è inferiore a 10 cm al secondo. 10 cm al secondo è veramente una velocità di fiamma molto molto bassa. I gas refrigeranti A2L sono tutti autoestinguenti, nel senso che se non c'è un'alimentazione diretta di fiamma, la propagazione della stessa non avviene e hanno delle caratteristiche molto diverse. Purtroppo la normativa li sta riconoscendo in questi ultimi periodi, in questi ultimi anni, e ci sono normative idonee per l'utilizzo di questi gas, come la N378, in cui questi gas sono perfettamente spiegati e vengono classificati nella maniera idonea. Ci sono altre normative, come quelle relative allo stoccaggio del materiale, che non sono altrettanto aggiornate. E quindi comparano i gas A2L in maniera molto simile ai gas A3. Queste normative sono tutte in via di revisione e i gas refrigeranti A2L troveranno il loro spazio in tutte le normative. Al momento, quello che consigliamo di fare è quello di affidarsi a società di analisi di rischio o comunque chiedere supporto a questo tipo di società per vedere di affrontare i problemi che ci possono essere nell'utilizzo di questi gas punto per punto. Tutti i costruttori, come appunto diceva giustamente prima Fraskold, per quanto riguarda i compressori, per quanto riguarda la componentistica, si stanno aggiornando, quindi i refrigeranti A2L sono sempre più, hanno sempre più componentistica, sempre più compressori e sono sempre più utilizzabili. Rimane appunto il discorso che, essendo gas refrigeranti di nuova tecnologia con una nuova classificazione, è opportuno effettuare un'informazione, informarsi e valutare quali sono il loro spazio di utilizzo. Come vedete, vi ho mostrato prima. Questo è possibile, ASDA è una catena molto importante, nel Regno Unito è stato possibile effettuare questo tipo di test, tutti i nuovi supermercati ASDA conterranno quella tipologia di gas refrigerante, quindi non stiamo parlando di un mondo teorico, stiamo parlando di una transizione che sta realmente avvenendo. Allora, rispondo c'è una domanda Gianluca, penso di saper rispondere anche io a questa. Si può mescolare 404 e 452A? Ovviamente no. E beh, poi vi diamo un brevetto perché avete inventato una cosa nuova. No, Gianluca, scusami per la battuta. Non è possibile perché appunto tutti i gas refrigeranti, tutti naturali, sintetici, qualsiasi gas ha una sua nomenclatura e una sua composizione. Nel momento in cui io effettuo delle miscele di qualsiasi tipo di gas, quindi non solo 404, 449, ma qualsiasi miscelazione che vi venga in mente, sto creando qualcosa di nuovo e non ho
abbiamo la strumentazione e il titolo per farlo. Quindi questo lo possiamo fare noi in quanto società produttrici, che mettiamo sul mercato dei gas aventi scheda tecnica, aventi schede di sicurezza, aventi certificazioni, quindi ci sono tutta una serie di costi e di procedure da sostenere, e quindi è importante non creare una miscela non conosciuta. Questo è anche molto importante in ottica ambientale, perché la persona che poi va a mantenere l'impianto e si trova dentro una miscela, si trova dentro un rifiuto, non sempre separabile. Quindi andiamo a creare qualcosa che deve essere smaltito, quando invece ha un valore, può essere riutilizzato. Se io faccio un retrofit proprio, quindi tolgo il mio 404, lo effettuo la rigenerazione, lo posso riutilizzare come vergine. AgWP0 quel gas refrigerante, perché è già stato contato. Quindi è conveniente sia da un punto di vista economico che da un punto di vista ambientale. Certo. Allora, una domanda importante, interessante da Caven, poi ne ho un'altra sempre Caven, ma la metto poi nel dibattito proprio che è più generale. La domanda che voglio fare a te, Edoardo, è Caven chiede come considerare un retrofit da R404A con i blend HFO con Glide? Che problematiche introduce l'effetto del Glide sul dimensionamento dei componenti? Beh, questa è una bella domanda, è una domanda tecnica a cui io diciamo, non voglio dare una risposta in questo momento perché è una risposta molto complessa. Allora, chiaramente l'introduzione del Glide porta delle modifiche perché la temperatura registrata in uscita dal condensatore è diversa rispetto a quella in uscita dall'evaporatore. Il Glide può essere utilizzato a scopo, diciamo, in senso positivo nell'impianto, è opportuno però tarare bene il sottoraffreddamento e il surriscaldamento. Invito appunto, non ho sentito il nome, comunque la persona che ha effettuato la domanda, a mettersi in contatto con noi, a mettersi in contatto con i nostri distributori presenti sul territorio italiano, riceverà il massimo supporto e possiamo andare a valutare il caso specifico. Nel senso, se ci presenta un caso specifico di un retrofit o di un nuovo impianto che vuole realizzare con i gas refrigeranti di A2L di nuova generazione che presentano un glide più marcato rispetto a quelli precedenti, siamo totalmente disponibile e possiamo valutarlo insieme. Ci sono anche dei software di calcolo presenti su internet, c'è il nostro software di calcolo presente al sito opteon.com, potete scaricarlo, potete contattarci, potete ricevere appunto il massimo supporto dai nostri tecnici che sono specializzati in questo tipo di operazioni. Ancora una domanda e poi passiamo al dibattito. Mi sembra una domanda interessante. Allora, i prezzi dei refrigeranti sono alti, si prevedono diminuzioni nei prossimi mesi e poi, sempre la stessa domanda, il 404 si smetterà di vendere dal 2020? Allora, grazie anche per questa domanda. Questo è un pochettino più il mio settore, essendo appunto io un commerciale. Allora, i prezzi di gas refrigeranti sono alti, è diciamo, un'affermazione sì, un po' generica, nel senso che i prezzi di gas refrigeranti hanno subito degli scossoni e dei cambiamenti importanti. Qui potrei parlare per almeno 2 ore, diciamo, occhio e croce. Facendola molto molto breve, i prezzi dei gas refrigeranti sono relativi alla loro disponibilità sul mercato, come qualsiasi altra bene di consumo presente nel mondo. Quando la disponibilità di un bene di consumo diminuisce, il prezzo immediatamente sale. Questo cosa significa? Significa che la normativa F-Gas impone a noi produttori di ridurre la disponibilità di gas refrigeranti ad alto GWP anno dopo anno. Per questo motivo, tutte le società che producono gas effettuano, devono considerare, devono correlare il valore del gas refrigerante in funzione della quota che loro consumano all'interno della comunità europea. Quindi il costo del gas refrigerante è sempre più connesso al GWP e alla quota che impiega per essere messo sul mercato. Ci sono delle, diciamo, situazioni parallele, sconvenienti per tutti, che sono le importazioni illegali, che rendono questo meccanismo instabile, nel senso che non segue una tendenza chiara do dove si vede il costo dei gas ad alto GWP crescere sempre di più e il costo dei gas refrigeranti a basso GWP rimanere stabile, se non addirittura avvicinarsi alle esigenze del mercato.
Perché? Perché ci sono queste influenze che non erano state considerate nella normativa F-Gas e che rendono la normativa F-Gas meno, come dire, meno impattante. Quindi chiaramente quando vado a mettere un gas refrigerante al di fuori del suo circuito normativo, vado a inserire del materiale che è potenzialmente inquinante che non è registrato. Quindi i costi dei gas sono relativi alla loro disponibilità. Per essere tra virgolette tranquilli e assicurarsi una soluzione che sia sostenibile nel futuro, è bene optare per gas refrigeranti a basso GWP e ad alte performance, quindi che sì, mi diano la sicurezza di avere una durata lungo tutto l'arco della normativa, ma che mi permettano anche di utilizzare il mio impianto in maniera efficiente. La Il seconda 404, esatto, devi pure presentare. Domanda è una domanda che va presa in ottica internazionale, nel senso che il 404 viene prodotto al 90%, penso anche di più, al di fuori dell'Unione Europea. Viene prodotto in Cina, viene prodotto in alcuni paesi dell'America e viene utilizzato in tutto il mondo, quindi non è un gas che viene utilizzato solo in Italia, solo in Europa. Di conseguenza, in Italia e in Europa ci saranno delle limitazioni e il 404 verrà venduto sempre di meno. Perché sempre di meno? Perché occupa un grande quantitativo di quote e quindi impedisce ai produttori di gas refrigerante di immettere sul mercato tanto refrigerante quanto il mercato ne ha bisogno. Nel resto del mondo, dove la normativa non è ancora iniziata, non ha ancora avuto l'impatto che sta avendo in Europa, il 404 continua a essere utilizzato. Quindi la risposta è, se si parla di produzione, il 404 continua a essere prodotto per forza, perché in Sud America, in Africa, in Asia, il 404 è al momento un gas refrigerante, se non leader di mercato, comunque molto molto importante. In Europa il 404 verrà importato sempre di meno, molto di meno. Perché? Perché il sistema delle quote impedisce di importare troppo gas refrigerante con GWP molto elevato, perché altrimenti le società come Chemours non può immettere sul mercato altri gas refrigeranti che servono per altre applicazioni. Ottimo, richiamo Nika che magari può partecipare insieme a noi all'ultimo dibattito della giornata. Infatti abbiamo delle domande che Eccoci secondo me qua. sono interessanti per tutti. Buongiorno di nuovo Nika, ci vediamo bene, Buongiorno Marco, ci buongiorno Edoardo, mi sentite? sentiamo. Buongiorno, ci vediamo bene, benissimo. Allora, la domanda che questa è sempre per Edoardo, ma magari Nika vuole dire qualcosa. Parla più che altro del confronto che ha fatto Edoardo nel suo studio. Sempre Caven, poi vi manderò contatto così almeno potete poi parlarvi direttamente perché Caven mi sembra una persona molto, molto preparata e che vuole risposte ben precise. Come mai non è stata valutata la configurazione booster più parallelo? Che oggi è lo stato dell'arte per la realizzazione commerciale a CO2 transcritica. Caven dice: nello studio che hai fatto manca il confronto con la configurazione booster più parallelo, che oggi è lo stato dell'arte nella realizzazione commerciale a CO2 transcritico. Ti risulta, Allora, Edoardo, che manca questo studio? ne mancano tanti, non manca solo quello. Allora, lo studio, ripeto, non è stato effettuato da noi, è stato effettuato da un consulente esterno. Lo studio è stato effettuato cercando di paragonare, come si suol dire, mele con mele, nel senso di paragonare sistemi che hanno un costo più o meno simile. I sistemi a CO2, i sistemi a propano possono avere mille accessori, ci sono gli iniettori, ci sono sistemi booster, ci sono tantissimi variabili che possono influenzare i risultati finali in maniera pesante e anche i risultati di efficienza energetica. Sappiamo benissimo che andando a inserire un certo numero di accessori, l'efficienza energetica dei sistemi transcritici aumenta notevolmente, però aumentano anche i costi. Noi volevamo, cioè noi, il cliente finale aveva dei costi che erano chiaramente standard, fissati, non potevano essere superare un certo limite. Quindi sono stati paragonati dei sistemi, come avete visto al grafico, con un CapEx che è più o meno simile.
Non potevano paragonare un sistema con un CAPEX il triplo, però con un'efficienza energetica più bassa, perché in quel momento lì il costo iniziale sarebbe stato troppo alto. Quindi ci sono tantissimi, tantissimi sistemi diversi, ci sono tantissime possibilità, si possono vedere, si possono studiare insieme. Se avete degli utenti finali, ci possiamo mettere intorno a un tavolo. Ripeto, noi non abbiamo la pretesa di essere l'unica soluzione presente sul mercato. Per esempio, i supermercati di taglia molto grande, i sistemi CO2 sono estremamente efficienti, estremamente validi. Quello che si può fare è valutare caso per caso e vedere insieme quale potrebbe essere la soluzione più interessante. Lo studio che è stato fatto appunto con questa base, cioè cercando di paragonare i sistemi con dei costi installativi più o meno simili. Ottimo, grazie Edoardo. Magari Mica vuole aggiungere qualcosa sul il booster più parallelo. Hai qualcosa da aggiungere a quello che ha detto Edoardo? Allora, intanto mi complimento con Edoardo per la presentazione molto, molto interessante. Come dice lui, oggi è molto difficile paragonare le molteplici varianti di impianti disponibili sul mercato per trovare l'efficienza migliore. Kevin appunto ci faceva notare degli impianti transcritici booster CO2 che effettivamente oggi hanno raggiunto ottime efficienze anche in climi molto caldi, poi quindi anche andando a inserire l'eiettore si raggiungono efficienze diciamo paragonabili in alcuni casi anche ai refrigeranti tradizionali. Quello che penalizza un attimo questi sistemi si può dire essere il costo, perché giustamente l'utente finale deve andare a valutare il costo del sistema e quindi può essere un attimo frenato da questo aspetto. Però a livello di efficienza effettivamente è un buon compromesso questa tecnologia qua, che sicuramente nel futuro vedrà continue migliorie dal punto di vista energetico. Io mi aspetto anche, magari man mano che la tecnologia si sviluppa, come per ogni prodotto, di vedere anche un abbassamento dei costi della macchina in modo da renderla accessibile a diciamo, a un pubblico sempre maggiore, un'utenza sempre più ampia. Ottimo, Nica. Ancora una domanda, se i nostri uditori hanno altre domande, vi ricordo di scrivere sulla destra, scritto domande. Ho un'altra domanda interessante per entrambi, per il nostro dibattito finale, prima delle conclusioni. Allora, la domanda è, focalizzandoci al mercato italiano, quindi solamente al mercato italiano, notoriamente votato superfici medie tra i 1000 e i 1500 metri quadri. La CO2 è una soluzione sostenibile a livello energetico ed economico? Vi do, diciamo, per tutti e due questa domanda, per Nica ovviamente, che ha parlato di più sulla CO2, Sì. e poi magari per Edoardo, che magari può consigliare altre soluzioni. Ma posso iniziare facendo l'esempio di una centrale installata a Monticelli, dove abbiamo realizzato una centrale booster in collaborazione con il nostro partner. Il supermercato a memoria appunto aveva una superficie di vendita diciamo intorno alle 1500 metri quadrati. La scelta lì fu appunto calcolata su efficienza energetica e anche i costi, guardando diciamo, al mantenimento della macchina nel lungo periodo. Quindi, per rispondere alla domanda, direi sì, oggi anche in supermercati di piccole dimensioni, chiamiamoli come li abbiamo chiamati piccoli, grandi e piccoli supermercati, anche qualche negozio tradizionale potrebbe iniziare ad utilizzare questa tecnologia. Parlando d'Italia, consideriamo che in altri stati europei, quali la Spagna, hanno anche la carbon tax, per dire, quindi sono sempre più incentivati, volenti o nolenti, ad utilizzare refrigeranti col GVP più basso possibile, qui subentra appunto la CO2, per avere una macchina funzionante nel lungo periodo mantenendone i costi bassi. Tutto qua. Tu Edoardo, per una soluzione da 1000-1500 metri quadri, cosa consiglieresti nel mercato italiano? Allora, è una domanda complicata anche in questo caso. Dipende da tantissimi Elena, io fattori. faccio questa domanda. Dipende da tantissimi fattori. Allora, come dicevo prima,
Temperatura esterna influenza moltissimo la scelta del gas refrigerante. La CO2 meno va in transcritico e meglio è, nel senso che quando sta al di sotto del punto critico, ovviamente, come negli stati nel nord Europa, ha un'efficienza altissima e nel momento in cui effettivamente lo supera diventa molto più complicato. In Italia siamo in un ambiente mediamente caldo, quindi come diceva prima giustamente Nica, gli accessori richiesti per rendere questa soluzione efficiente sono diversi, quindi dipende anche dalla disponibilità economica che ha il supermercato. Le soluzioni A2L e HFO sono soluzioni con dei costi sicuramente più contenuti, sono delle soluzioni con una facilità manutentiva, perché poi c'è anche la manutenzione, bisogna vedere, la CO2 comunque funziona a pressioni molto alte, quindi bisogna utilizzare, c'è un discorso di sicurezza molto importante e c'è un discorso di capacità del manutentore di operare su un sistema CO2, perché nel momento in cui ci fosse una perdita, la perdita è molto veloce e il supermercato perde il suo freddo relativamente in fretta. Ci sono tanti fattori. Io posso dire che la soluzione HFO A2L 454 A e 454C presentano, secondo noi, un focus ottimale proprio nella taglia medio-piccola, cioè nella taglia dal piccolo supermercato, dal piccolo negozio fino proprio alla taglia intorno ai 2000 metri quadri. Quindi la definirei una soluzione abbastanza ideale per il mercato italiano, anche in termini di rumorosità, c'è da considerare il discorso della rumorosità, i sistemi CO2 devono essere ottimizzati, devono richiedere uno spazio al momento dedicato o comunque valutare bene il discorso in un contesto urbano. Ci sono tanti, tanti fattori da tenere in considerazione. Come dicevo prima, l'importante è farci un ragionamento, l'importante è vedere qual è il contesto esterno, valutare la possibilità economica che si ha e valutare in maniera aperta e onesta tutte le soluzioni. Quello, secondo me, è il punto chiave, perché poi dire la soluzione è questa, la soluzione è quella, è difficile, è troppo pretenzioso, secondo me. Elena scrive nuovamente, lo leggo velocemente. Sicuramente le legislazioni spingono in tale direzione con una visione a 360 gradi, costo energia elettrica, intende la CO2, legislazioni spingono verso la CO2. Il confronto passato da Chemours dovrebbe essere preso da esempio per tutte le valutazioni impiantistiche, non solo a sostegno di bassi costi del rifrigerante e bassi GWP, ma dei contributi globali di ciascuna soluzione. Niente, vabbè, penso che Grazie mille. stia Grazie mille. dicendo che bisogna fare un confronto su tutte le soluzioni. Elena, è un commento che è una domanda. Sì, grazie mille, Elena. Allora, io direi che possiamo concludere, possiamo avviarci verso conclusioni. Sono le 12:20, quindi abbiamo sforato di 20 minuti, ma vedo che l'interesse è ancora alto, abbiamo ancora 55 persone collegate. E ricordo questa affermazione finale, che magari lascio appunto come commento per Nica e Edoardo, che dal 2020, quindi tra 3 mesi, non potremo più utilizzare per la manutenzione refrigeranti con GWP maggiore di 2500, se non su impianti con meno di 10 kg, per esempio 454. Quindi è importantissimo passare alle nuove tecnologie. E passare ai nuovi rifrigeranti, quindi faremo anche altri interventi, avremo un altro webinar da qua a fine anno, ancora per ribadire questo importante deadline, questa importante data del 2020, che non è lontano, sono tra 3 mesi, 2020 ormai il prossimo decennio è tra 3 mesi, quindi è vicinissimo a noi. Quindi è importante muoversi, anzi, dobbiamo muoverci già prima, però per chi non si è mosso prima è importante muoversi subito. Nica e Edoardo, un saluto finale. Grazie Marco per l'invito nuovamente e per questa opportunità di condividere il nostro pensiero con tutto il mondo dei tecnici del freddo. Grazie anche Edoardo per questa partnership, sicuramente ci sentiremo in futuro e spero di avere un'altra occasione di realizzare un webinar con te. Grazie ancora al Centro Studi Galileo. Grazie mille, appunto, grazie mille a tutti, a Nica, a Marco, per la professionalità e per l'opportunità di effettuare questi eventi che sono importantissimi perché il momento lo richiede e perché i tecnici vogliono essere informati e vogliamo come Italia insieme cercare di essere un passo avanti e di affrontare quelle che sono delle sfide,
tramutandoli in opportunità per tutti. Quindi davvero grazie mille a tutti quelli che ci hanno ascoltato e a chi ha organizzato questo webinar, perché credo che sia stato molto molto importante. Grazie a tutti, allora, al prossimo webinar con Cesare Studio con le aziende partner. A presto, ciao a Presto. tutti. Ciao. Ciao.